Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ultimamente mi avete fatto diverse richieste molto molto simili, cioè mi avete chiesto di andare su Wish ad ordinare le borse di lusso che vendono lì per poi confrontarle con le mie borse di lusso che ho io effettivamente nella mia collezione che vedete sempre alle mie spalle nei video su YouTube. Quindi sono andata subito su Wish e mi sono messa alla ricerca di queste borse. Ci ho messo un pochino perché con i nomi dei brand più famosi come Chanel, Dior o Hermès non mi uscivano particolari risultati naturalmente, ma con parole come borsa, lusso, luxury, eccetera, sono riuscita a trovare un sacco di risultati e appunto mi si è aperto un mondo perché ci sono borse che in fotografia sembrano a tutti gli effetti borse originali. Il mio pensiero è che molto spesso loro non mettano fotografie delle repliche, ma inseriscano direttamente fotografie di borse originali che magari hanno trovato su internet o non lo so. Comunque, molto spesso vedo foto di borse originali che sono state leggermente cambiate. Ad esempio, la maggior parte, la stragrande maggioranza di queste borse su Wish ha photoshoppato fuori il logo. Quindi io riconosco queste borse, so che sono effettivamente borse originali o comunque sono delle repliche fatte benissimo perché in foto non riesco ad accorgermi della differenza, però appunto gli viene tolto il logo, presumo perché altrimenti non potrebbero neanche venderle queste cose. Quindi quando ordini molto spesso non sai nemmeno esattamente quello che ti arriverà. Una domanda un po', anzi molto bizzarra, che ti viene fatta quando ordini questo tipo di borsa è se vuoi il modello alta qualità oppure no. Il prezzo è lo stesso, non c'è assolutamente nessuna foto o descrizione della differenza tra il modello alta qualità e il modello bassa qualità, presumo a questo punto. Quindi questa l'ho trovata una cosa molto molto strana. Personalmente penso che se andiamo a cliccare alta qualità ci arriverà una replica quanto più simile possibile all'originale, mentre se andiamo a cliccare normale ci arriverà invece una replica, ma non di quelle che possono essere scambiate per originali sempre da un occhio non tanto esperto e magari da lontano, però questo è il mio pensiero, però questa è una domanda che mi è stata fatta quando ho ordinato. Questa è la prima borsa che ho visto sul sito, il titolo anche qui è lunghissimo, ma vediamo che non ci sono nomi di marchi nel titolo, c'è scritto Fashion Women, Shoulder Bags, Party Purse, anche qui migliaia di nomi, Handbag, Beaded Chain, Shoulder Rhinestones, Diamond, eccetera, però appunto non hanno messo il nome del brand che è senza dubbio Chanel. Le foto di queste borsette, a me personalmente vedendole appunto in foto, sembrano originali, quindi non posso esserne certa perché appunto vedendole in foto però la mia idea è che mettano borse originali nelle foto per poi spedirti la replica. Questa, vediamo, è assolutamente senza dubbio la replica della Chanel Boy Bag. Il costo di 42 euro, che è ben lontano dal costo della Boy Bag originale, che si aggira sui 5.000-6.000 euro. Con tutti gli aumenti perdo sempre il conto, però appunto vedendola mi sembra praticamente uguale. Questa è la Chanel che vedo adesso è argentata, quindi non sarà dello stesso hardware della mia, ma appunto non c'era la possibilità di scelta. Questa è la specie di dust bag che ti arriva, che non ha assolutamente niente a che vedere con quella originale di Chanel. Il logo non gli assomiglia nemmeno, insomma, ci hanno scritto Chanel, però la dust bag che ti arriva con la boy bag Chanel è completamente nera in cotone coprente, non così, con la scritta Chanel in bianco. E questa è la borsa che mi è arrivata, ragazzi. A vederla, vi devo dire, da vicino mi accorgo subito che si tratta di un fake. Uno, perché è decisamente troppo spessa, la boy bag è un pochino più sottile. Numero due, allora, a parte che vedo delle cuciture con i fili che avanzano, adesso probabilmente in videocamera non lo vedrete, ma ci sono dei pezzi
piccolissimi filetti che appunto ovviamente sporgono dalle cuciture, questo perché non è stata fatta insomma con la cura con cui viene fatta una vera Chanel. La cosa che mi stupisce di più è la chiusura, che ha appunto lo stesso metodo di chiusura di Chanel, e questo pezzo, soltanto la forma della chiusura mi sembra insomma abbastanza simile, però questa cinghietta è storta, non è assolutamente dritta, e questo è impossibile in una borsa Chanel naturalmente, ma mi rendo conto subito che si tratta di un fake perché questo logo è troppo grande e lo vedo strano rispetto ad una Chanel normale. Questo è, vediamo, all'interno ci sarà sicuramente, sì, c'è della carta e poi la tracolla con questo pezzo di plastica che da Chanel non c'è praticamente mai, anzi non c'è mai, ci sono solo degli adesivi, praticamente quando vai ad aprire la borsa, ecco, una Chanel originale all'interno avrebbe tipo un piccolo film protettivo in plastica. Qui e all'interno anche sulla cerniera, qui non c'è assolutamente. L'interno lo hanno lasciato molto di più al caso, è molto meno simile all'interno di una boy bag, che tra l'altro non è neanche rossa all'interno la boy bag. Altra cosa sto notando in questo momento, il logo piccolino presente all'interno qui sul bottoncino, anche questo è completamente storto. Ma andiamo a confrontarla con una boy bag, la mia boy bag originale. Allora, naturalmente le taglie sono leggermente diverse, non c'era la possibilità di scegliere la taglia, ma c'è un modello della boy bag originale che è leggermente più piccolo rispetto a questa che ho io. Lo so perché l'avevo anche provato in negozio ed ero un po' indecisa tra le due. Poi ho preso il modello più grande tra le due, che non è il modello più grande, ma è il modello più grande tra le due. E il modello più piccolino, devo dire che appunto assomigliava un po' a questa forma, però notare il bordo quanto è spesso e notare un'altra cosa che voglio farvi vedere anche quanto questa sia più larga rispetto alla originale. Anche dietro si vede subito che questa è completamente diversa, insomma si vede subito. Mi sembra anche un po' storta, tra l'altro, però onestamente se la vedessi da lontano potrei scambiarla per una Chanel originale, ma solo da lontano, da vicino me ne accorgerei subito. Ma andiamo a vedere l'interno delle borse. Qui appunto abbiamo visto che questo ha tutto un interno che non è neanche tanto ben aderente al fondo, tra l'altro rosso, mentre la mia Chanel originale all'interno è dello stesso identico colore dell'esterno, è nera, non rossa e tantomeno non lucida. All'interno è fatta in cotone, mentre questa sembra che sia fatta tra virgolette in pelle, cioè dello stesso materiale dell'esterno. Notare tra l'altro che la Chanel Boy originale non ha quel logo che ha invece la Chanel fake, che gli hanno messo probabilmente perché le Chanel classiche, se non sbaglio, ce l'hanno questo logo qui. Le Boy invece no, loro ce l'hanno messo così nel dubbio. Andiamo a vedere anche le due tracolle che sono molto diverse. La tracolla fake è decisamente più larga rispetto a quella originale. Devo dire che sono stati molto bravi anche nel riprodurre questi piccoli bottoncini che servono per chiudere regolare la nostra tracolla, anche se i bottoncini Chanel originali sono perfettamente dritti, mentre questi sono messi un po' a caso e ognuno è diverso. Ah, praticamente posso ruotarli. E in questo caso posso metterli dritti, poi non so se si staccano, però sì, posso ruotarli e metterli dritti, ecco, così diciamo che sono più simili a quella Chanel. I bottoncini di Chanel non si possono muovere, sono assolutamente fissi e rimangono dritti. Stavo controllando perché non si sa mai, ma no, decisamente non si muovono, sono assolutamente super stabili. E appunto assolutamente dritti. Questi sono un po' così, insomma, si muovono e probabilmente
tra un po' potrebbero anche cadere. Altra cosa che noto subito è il fatto che questa Chanel originale è, la pelle è molto più rigida, mentre qui probabilmente non è neanche pelle, ma plastica, mentre qui è molto più morbida, cioè è tutta un'altra sensazione. Questa appunto è molto molto più morbida, questa rimane molto più rigida. Calcolate che questa Chanel poi io ce l'ho già tipo da 3 anni, 4, no, anche 4, forse 5 anni, quindi sicuramente la pelle si è un po' ammorbidita, ma comunque è molto più rigida rispetto alla copia. Quindi questa è la versione fake della boy bag di Chanel. Io onestamente mi stupisco che su Wish ci possano essere delle borse così simili all'originale, perché questa è chiaramente non è inspired, ma è stata fatta quanto più simile possibile alla Chanel originale con tanto di logo. Quindi sì. Questa era la boy bag. Poi, altra borsa che ho trovato molto interessante è questa che a vedersi è praticamente la fotocopia della pochette Métisse di Louis Vuitton. Se non fosse però che dalla fotografia vedo che non è presente il logo LV, quindi la fantasia è leggermente diversa. Il prezzo di questa era di 23 euro. Naturalmente, a tutti i prezzi che vi menziono, dovete sempre pensare che va aggiunta anche la spedizione. La borsa, però, Pochette Métisse Louis Vuitton originale, se non sbaglio, costa sui 2000 euro. Quindi, anche qui, ovviamente, il prezzo non ha niente a che fare. Così come ovviamente anche la qualità. Quindi andiamo a vedere assieme che cosa mi è arrivato, ragazzi. Questa è la borsa così come è arrivata. Naturalmente ho tolto semplicemente le buste della spedizione, ma all'interno del pacchetto c'era questo. Questa è la dust bag, tra virgolette. Ci hanno messo anche il logo Louis Vuitton e la scritta Louis Vuitton. Naturalmente non c'entra nulla con le vere dust bag di Louis Vuitton. Devo dire che sono molto bravi nella replica delle borse, cioè nell'imitazione delle borse, però per quanto riguarda la dust bag non gliene frega niente, ne mettono una a caso, basta che ci sia il logo, probabilmente perché tutti conoscono le borse vedendole in giro, ma nessuno conosce le dust bag che io invece conosco bene. E Louis Vuitton ha delle dust bag che sono color beige con la scritta, se non sbaglio, è marrone. Però sì, non sono assolutamente trasparenti come questa e non ci azzecca nulla proprio questa dust bag. Però andiamo ad aprire la borsa. In questo momento mi sto rendendo conto che non è com'era quando l'ho vista sulla foto sul sito, perché questa il logo LV ce l'ha e come, quindi anche questa è stata fatta per poter assomigliare quanto più possibile a quella originale che io ho, e vi faccio vedere immediatamente. Ed eccola qui, la mia ha all'interno varie dust bag, eccetera, per mantenerne la forma. Però se vado a toglierle, andiamo a confrontare le due borse praticamente vuote. Devo dire che la somiglianza è veramente impressionante. Non è assolutamente identica perché riesco a vedere, guardo in videocamera, ma riesco a vedere dal vivo diverse appunto imprecisioni. Notare però che la mia originale, che io ho già da 3-4 anni, quando è uscita l'ho presa, qui appunto i dettagli in pelle tendono a scurirsi con il tempo. Quindi se vedete che questo dettaglio sono più scuri rispetto a questa, è perché appunto io la sto utilizzando da un po' di tempo. Ma se vado ad acquistare la pochette Métisse nuova, i dettagli in pelle saranno più simili a una colorazione chiara come quella che vediamo su questa fake. Una cosa che mi salta all'occhio subito, però, e su questo non sono stati bravissimi, il che mi stupisce perché Louis Vuitton fa questa tela monogram da secoli praticamente. Questa fake è leggermente diversa come tonalità, è come se il logo LV e tutti i simboletti fossero un pochino più giallini, mentre qui questi simboletti sembra che siano un pochino più arancioni, però è una cosa che io stessa probabilmente riesco a vedere solo se le metto
aperto a confronto. Anche qui, vedere dal vivo questa borsa, dovrei mettermi un pochino a appunto controllarla per rendermi conto che non si tratta di un originale, onestamente. Una cosa che si vede subito, oltre alle colorazioni che sono un po' off, sono un po' strane, una cosa che si vede subito sono le varie imperfezioni che io vedo quando la chiudo, cioè qui ci sono tantissime cuciture con i fili messi così a caso, anche qui all'interno c'è un filo che sporge così all'infuori, mentre questo non succederà mai con una borsa originale. Le cuciture sono sempre assolutamente perfette, non esisterà mai che io possa trovare un filo che esce, si strappa, cioè è una cosa veramente è impossibile dopo tanti decenni di uso, forse potrà succedere, ma è impossibile che da nuova ti arrivi con questi fili appunto che strabordano da ogni parte. Anche la parte, diciamo, il retro è molto simile. Hanno fatto la stessa tasca con la stessa cerniera. Mi sembra che anche la grandezza sia praticamente uguale. Sì, la grandezza è identica. Lo spessore mi sembra anche questo molto molto simile, anche se onestamente sotto, come potete vedere, sulla borsa originale non c'è presente il logo LV, ma soltanto questi simbolini, mentre sulla borsa fake è presente anche il logo LV, quindi qui riusciamo a vederla, a scamarla subito. Devo dire che anche la cerniera dietro è molto molto simile se vado a confrontare le due cerniere, perché la forma è esattamente la stessa e su entrambe è presente il logo Louis Vuitton, che veramente sembra molto molto simile qui. Il manico, anche questo appunto, la mia Louis Vuitton originale ha il manico un pochino più scuro, ma perché l'ho usata molto. Qui è più chiaro, ma sono praticamente della stessa grandezza. E anche il logo l'hanno fatto molto molto bene, però sulla fake c'è scritto Louis Vuitton Paris Made in France, sulla Louis Vuitton originale invece c'è scritto solo Louis Vuitton Paris. Hanno addirittura fatto anche il simbolino del marchio registrato della R su quella fake, fantastici, però appunto hanno sbagliato in pieno perché la scritta Made in France non dovrebbe starci. Come potete vedere, l'interno è completamente diverso. L'interno della vera Pochette Métisse è in pelle scamosciata marrone, mentre l'interno della Pochette Métisse fake è rosso, rosso in questo strano tessuto che non saprei descrivere, che non è cotone, ma non lo so, una cosa tipo poliestere, non lo so. Qui vedo che hanno messo però il logo che è presente all'interno della Louis Vuitton originale. Ci hanno scritto più o meno la stessa cosa sul logo all'interno, ma la grandezza e le cuciture sono completamente diverse. È presente anche un cartellino all'interno della nostra borsa fake, cartellini che tra l'altro Louis Vuitton non dà, perché i cartellini, per quanto io ne sappia, sono presenti da Chanel, ma Louis Vuitton ti dà soltanto tipo una busta. Boh, io non l'ho mai aperta, quindi però sono sicura che non ci sia questo cartellino, questo è poco ma sicuro, però qui l'hanno messo tanto per. C'è addirittura all'interno, hanno scritto, cioè hanno messo questa piccola etichetta e su c'è scritto SP2175, che molto probabilmente non vorrà dire assolutamente nulla, perché sicuramente non è un numero seriale o un codice particolare, ma diciamo che per farla sembrare più originale ci hanno messo anche questo. E anche la tracolla, se devo essere onesta, vabbè che si è sfilata da questo lato. Ah sì, perché il moschettone praticamente rimane incastrato, ok? Quindi devo accompagnarlo poi, ok. Anche la tracolla, però, tutto sommato, devo dire, mi sembra molto molto simile. Andiamo a confrontare. No, quella fake è leggermente più sottile rispetto
rispetto a quella originale, le cuciture sono completamente diverse, quelle fake sono molto, i punti sono molto più distanti l'uno dall'altro e anche qui sulla mia tracolla è presente, vedo soltanto il simbolino, uno dei simbolini che si ripete per tutta la tracolla, vediamo, sì, da entrambe le parti, mentre sulla tracolla fake non sono presenti i simbolini per intero, ma ci sono vari simboli, loghi, eccetera, tutti tagliati, lo vedete, quindi questa è una cosa che si nota subito. Però tutto sommato, ragazzi, anche qua io avrei difficoltà, a riconoscerla da lontano se non avessi la mia per poterle mettere a confronto da vicino. E anche qua mi sembra molto strano che questo tipo di borsa si possa vendere tranquillamente su Wish. Adesso ditemi voi che cosa ne pensate, però appunto io ci sono rimasta. Poi, altra borsa che mi è capitata sotto agli occhi è questa che è praticamente uguale, identica alla Chanel che ho, quella che uso per il mare, perché è fatta appunto in tela. Se avete visto la mia collezione di borse, la conoscete sicuramente. E questa sembra uguale, tant'è che addirittura sembra che ci sia anche l'esatta colorazione della mia borsa, che è appunto di questo blu scuro. Quindi non so se anche qui nelle foto le borse siano tutte originali oppure no, non riesco a capirlo bene, ma andiamo a vedere la borsa che mi è arrivata. Il prezzo era di 77 euro più 10 di spedizione. La spacchettiamo assieme. C'è questo nylon, questa busta di nylon trasparente. È anche un po' una puzza questa borsa. Un po', oh mio Dio, in linea generale tutte puzzano, ma questa ha un odore particolarmente nauseante, come se fosse stata lasciata nel cesto della roba sporca per 2 mesi. Oh mio Dio, è veramente tremendo. Comunque, questa è la... Mi laverò le mani 500 volte solo perché veramente ha un odore che non so dove possa essere stata. Comunque, questa è la dust bag della nostra borsa. Qui devo dire che sono stati molto bravi perché questa, cioè il profilo di Coco Chanel e questo piccolo dettaglio, sono effettivamente molto molto simili alle dust bag delle borse classiche di Chanel. Peccato che questo non sia un modello classico e quindi la dust bag non dovrebbe essere bianca, non dovrebbe avere il profilo di Coco Chanel né questo dettaglio, dovrebbe essere completamente nera con la scritta Chanel in bianco piccolina. Quindi insomma ci hanno provato, non ci sono riusciti, ma poco importa la dust bag onestamente. Stavo guardando che cosa c'è all'interno. All'interno ci sono i due manici che evidentemente devo andare a mettere io da sola, ok? Ok, ho attaccato i manici davanti e dietro. Se Ikea vendesse borsette, queste sarebbero borsette Ikea che ti devi montare tu. Comunque, vedendola così, mi sembra sorprendentemente molto simile all'originale. E andiamo a confrontarla con la mia Chanel originale. Eccola qua, questa è l'originale e questa è appunto la fake. Allora, sì, la grandezza è in realtà è molto molto simile. Forse questa, l'originale è leggermente più grande, però ci sono diverse misure, di questo modello di borsa e devo dire che appunto è molto molto simile a vedersi. Una cosa che mi salta subito all'occhio è che la mia originale ha il logo praticamente stampato nel tessuto, non è in rilievo e non è cucito, mentre il logo della nostra borsa di Wish è come cucita ed è assolutamente in rilievo rispetto alla tela. Quindi questa è una grossa, grossa differenza che però riesco a vedere naturalmente soltanto da vicino perché da lontano sembrano molto simili. Sulla mia Chanel originale, sulla base del manico, c'è questa placchetta in metallo su cui c'è scritto 31 Rue Cambon Paris e sotto Chanel, che è la via della prima boutique Chanel a Parigi. E anche qui sulla fake
c'è scritto lo stesso indirizzo con sotto Chanel. Qui la scritta è più piccolina rispetto all'originale, però è assurdo che siano andati proprio a vedere i minimi dettagli per riprodurla quanto più uguale possibile. All'interno questa mi sembra molto simile all'originale perché finalmente ci hanno azzeccato un colore su Wish, perché anche quella originale all'interno è completamente nera o blu scuro, no, è completamente nera. Quella originale all'interno ha questo portachiavi con moschettone che è super super utile, mentre quella fake, questa cordicina, non ce l'ha assolutamente. La borsa originale all'interno ha queste piccole placchette dove va attaccato praticamente il manico. Queste piccole placchette con il logo Chanel, mentre il modello fake all'interno non ha nulla se non soltanto appunto la base, insomma, della catenella. Ci hanno scritto però qui Chanel. Però per il resto, ragazzi, anche mi ha stupito tantissimo anche la chiusura con il bottone, che è assolutamente identica alla chiusura. La vedete? Qui ci sono questi due flap piccolini, eccoli qua, che vanno a chiudersi. Eccoci, che vanno a chiudersi con il bottoncino, con la calamita. E sulla borsa originale sono assolutamente identici. Ho visto qualcosa muoversi, c'è la gatta stellina o le travegole. Comunque qui ci sono appunto questi due flap assolutamente uguali, identici, con lo stesso bottoncino magnetico peraltro. Quindi questa cosa è pazzesca perché sono veramente molto molto simili. E stavo vedendo, sì, onestamente, qui su quella originale sul bottoncino c'è scritto Chanel, mentre su quella fake c'è scritto un numero lunghissimo e delle cifre che non hanno senso, che non ho ben capito che cosa sia, però appunto questo dettaglio gli è sfuggito. Ma vediamo anche la parte sul retro. Eccola qui, anche la parte sul retro è molto molto simile. Devo dire che i manici sono identici a vederli, sia quelli con le catenelle più lunghi che i manici questi, se non fosse che quello della Chanel Fake, sì, adesso me ne sto rendendo conto, quello della Chanel Fake è decisamente più grande, più lungo rispetto alla Chanel originale. Lo vedete? Il manico qui è un pochino più piccolino rispetto a questo, che è molto più grande. Però sì, ragazzi, anche qui mi stupisco di quanto possa essere simile all'originale. Arriviamo alla borsa che forse mi ha stupito più di tutte, che è la Dior, la shopping bag di Dior, che io ho fatto personalizzare con il mio nome, ma che appunto è conosciutissima, la fanno in diverse fantasie, colorazioni ed è fatta in tessuto e anche questa la uso o per andare al mare oppure quando viaggio, è molto comoda, molto capiente. E appunto ho visto che qui nella foto questa mi sembra assolutamente identica all'originale. Anche qui non so mai se si tratta dell'originale nella foto e poi ti mandano un'altra cosa oppure se è soltanto una replica fatta talmente bene che non riesco a vedere la differenza in foto, però appunto dalla foto sembra perfetta e quindi naturalmente non potevo non ordinarla. Appena l'ho visto ho detto no, non può essere che questa sia fake. L'ho ordinata, vediamo che cosa mi è arrivato. Questo è quello che mi è arrivato, questa è la dust bag con degli adesivi strani che comunque raffigurano la borsa, poi ci sono dei codici e delle scritte in cinese che non so che cosa significhino. Comunque, questa è la dust bag. Presumo che andando a togliere l'adesivo ci sia il nome di Christian Dior, effettivamente sì. C'è scritto C.D. senza un altro punto. La dust bag non ci azzecca nulla con la dust bag originale di Dior, che di solito è grigia opaca, questa è tipo
bianca, metà trasparente e lucida, e di solito c'è scritto solo Dior, tra l'altro, sulle dust bag di Dior. Non c'è scritto Christian Dior o CD, assolutamente no. E questa l'avevo già sbirciata e ci sono rimasta, ragazzi, perché a vederla così mi sembra assolutamente originale. Questa è onestamente quella che mi ha stupito di più e sono andata subito a confrontarla con la mia originale perché dovevo troppo vedere le differenze, perché appunto vedendola così, cioè se io vedessi questa borsa anche da vicino fuori casa penserei che si tratta dell'originale, a meno che io non abbia lì la mia per poterle confrontare. Ed eccole qui messe a confronto, questa è la fake di Wish e questa è la mia Christian Dior originale. Allora, il modello di Wish è più piccolino, però esistono diverse grandezze di questa borsa, quindi può darsi che il modello più piccolino sia effettivamente identico alla taglia, alla grandezza di questa borsa fake. Una cosa che mi salta subito all'occhio è la scritta, che è decisamente più larga sulla fake. Se andiamo a confrontarle, sì, effettivamente la riga blu al centro di quella fake è assolutamente più alta e più spessa, e quindi di conseguenza anche il logo, la scritta Christian Dior su quella fake è più grande, mentre le lettere su quella originale sono un pochino più strette, quindi cioè basse, ok, un pochino più piccoline. Vedendole da vicino mi sto rendendo conto di un altro dettaglio, cioè il logo Dior su quella originale è tutto in rilievo, è stato cucito ed è in rilievo, mentre qui su quella fake non è assolutamente in rilievo e si tratta proprio di una stampa, anche se il logo in sé mi sembra identico, cioè è veramente veramente ben fatto, e anche le colorazioni mi sembrano un pochino off. Qui questo blu mi sembra un pochino più scuro del blu Dior originale. Se vado a girarle, la mia sul retro ha il mio nome perché l'ho fatta personalizzare alla boutique Dior, mentre questa non ha nessuna scritta, ma appunto se non l'avessi fatta personalizzare anche la mia dietro non avrebbe nessuna scritta. Altra differenza è anche la scritta Paris presente sotto al logo Christian Dior, che nel modello fake mi sembra molto più grande rispetto a quella originale, che è la scritta Paris molto più piccolina. Si sono impegnati tantissimo anche per rifare quanto più simile possibile il logo all'interno, che su quella originale vediamo c'è questa piccola, appunto, questo tipo, questa etichetta con il logo Christian Dior Made in Italy dorato, e sul nostro modello fake è presente praticamente lo stesso, la stessa identica targhetta con la stessa identica scritta dorata, ci sono scritte esattamente le stesse cose. Forse questa scritta la vedo un pochino più oro giallina, mentre questa la vedo un pochino più oro chiaro. Questa è appunto quella che mi ha colpito di più, perché se non avessi la mia da confrontare immediatamente, onestamente non capirei che si tratta di un fake. E poi c'era un'altra borsa sempre simile a Chanel che io avevo ordinato. Questi ordini io li ho fatti il 5 maggio e doveva essere consegnata al più tardi il 29 maggio. Non mi è mai arrivata però. L'oggetto non esiste più sul sito Wish. Ho contattato il servizio clienti e sto aspettando che mi rispondano, perché ovviamente vorrei essere rimborsata, perché secondo me questa borsa non mi arriva più. Ho provato a fare il tracking che è stato completamente bloccato il 14 di maggio e da lì non si sa più nulla, quindi ci ho speso anche 83 euro più 10 di spedizione, che comunque non è poco. Volevo segnalarvi anche questo fatto, che su 5 cose che io ho acquistato la quarta è costata parecchio, non mi è mai arrivata. Il venditore non mi ha mai contattata, adesso ho contattato io il servizio clienti e sto aspettando già da qualche giorno che mi rispondano. Quindi l'ultima mia esperienza per quanto riguarda questo acquisto
non è stata particolarmente positiva, però appunto una su quattro è andata così e volevo menzionarvela questa cosa, perché appunto ero lì che aspettavo, tutte mi sono arrivate, poi è arrivato il giorno, appunto il 29 maggio in cui doveva arrivare, non è arrivata, sono passati diversi giorni, niente, il silenzio più totale, rimborso non mi è stato fatto e appunto sto aspettando, però non ho mai avuto problemi con il servizio clienti di Wish, di solito rispondono in tempi abbastanza brevi e penso che il rimborso mi arriverà senza problemi. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile magari vedere appunto le differenze tra le fake e quelle originali. Io vi mando un bacio gigantesco. Siete pronti per l'abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. E io vi aspetto domani, sempre puntuali, alle 17:30. Ciao!